È incredibile sentire da un ministro dell'interno che avremmo violato la legge, in realtà abbiamo solo esercitato delle legittime prerogative parlamentari. Vietarcelo avrebbe significato sì violare la legge. Qui c'è una situazione in un limbo, sospesa, in un limbo anche del diritto oltre che dell'umanità, 50 persone che portano i segni sul volto e sul corpo di violenze e torture subite per mesi e per anni. È una situazione non tollerabile e oltretutto politicamente inutile.